Radio Radicale, siamo con la senatrice Labate del Movimento 5 Stelle, per parlare di quello che è successo dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, molti temono per la situazione che c'è nel Movimento 5 Stelle, dove si sono creati due gruppi che si contrappongono. Allora, questa mattina i sostenitori di Di Maio hanno fatto sapere che non ci sono margini per discutere all'interno del Movimento 5 Stelle. Allora, le volevo chiedere che situazione è, insomma, e come si può superare. Io le dico dall'interno invece quello che è il mio punto di vista e io non mi ritrovo con quello che ha detto, nel senso che quello che io vedo e so che tutti stiamo cercando appunto il dialogo e poi parliamo chiaramente. Quello lei mi dice cosa è successo dopo l'elezione del presidente, che ogni gruppo politico italiano è diviso. Quindi, come al solito, sì, stiamo parlando del movimento, io sono nel movimento, parlo delle mie cose. Però rendiamoci conto che c'è una destra che si è veramente frantumata, una sinistra che ha visto all'interno delle lotte di potere. Questo per dire che lo scenario è simile da ogni parte di gruppo politico. Tornando a noi, io oggi ho visto veramente di compiacere il messaggio di Beppe Grillo, che appunto semplicemente ci sta indicando appunto di dialogare e di trovare quindi una convergenza. Una cosa che a mio avviso stanno effettuando anche tutti gli altri gruppi politici. Ognuno sta cercando una strada, una ristrutturazione, perché a quanto pare, diciamo, questa maggioranza allargata ha riportato in superficie delle problematiche interne che ci sono in ogni sfera politica. Io credo che la notizia più importante non sia quella di queste divisioni varie fra i vari gruppi politici, ma la notizia importante per il popolo italiano è che oggi, nel Consiglio appunto che stanno portando avanti, bisogna parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché sta arrivando la seconda rata al 30 giugno e dobbiamo essere preparati, quindi è giusto vedere i progetti a che punto sono e dare una svolta, questo è l'importante. Quello che accade nei gruppi politici, a mio avviso, deve essere secondario. Quello che è al primo posto è continuare a portare avanti il lavoro per tutelare gli italiani dalla problematica che abbiamo in atto, la crisi economica, la crisi ambientale e la crisi sanitaria dovuta al Covid. Quindi quello che io dico, attenzione, non volgiamo lo sguardo a delle cose che a mio avviso sono di secondaria importanza, ma quelle di primaria importanza. Tutelare il popolo italiano perché possa avere una vita migliore, una qualità di vita migliore, visto quello che accade ancora. Senta, quello che lei dice è molto giusto, però tuttavia è inevitabile che delle fibrillazioni all'interno di un gruppo parlamentare come il vostro, che è il primo gruppo parlamentare nei due rami del Parlamento, possa avere delle ripercussioni sull'azione di governo. Poi volevo chiederle, insomma. Ma io non la penso molto così, perché è vero che il nostro è, come dire, è un grosso gruppo, quindi È il primo. è il primo, esatto. Però solitamente noi veniamo visti come l'antisistema e alla fine invece tutto il resto dei gruppi politici sono il sistema. E diciamolo, il sistema ha sempre avuto molto più forza. Noi siamo lì proprio a cercare di contrastare ciò che non può andar bene anche per i più deboli, è quello che continuiamo a fare. E forse io mi chiedo, forse è per questo che continuiamo a essere posti poi al primo posto nelle dinamiche, le nostre dinamiche interne sono così, diciamo, messe, diciamo, in visibilità più magari di altre situazioni che a mio avviso sono molto più gravi. Guardate che il centrodestra ha subito veramente un'azione proprio deleteria, e ne è uscita proprio sconfitta da Certo, quello che è però come ha accaduto. visto, insomma, Salvini ieri ha Anche ottenuto noi la. abbiamo da ragionare nelle nostre cose, sicuramente lo faremo. Io non mi vedo preoccupata di questo, perché alla fine si dialoga, perché all'interno del movimento ci sono una serie di anime, di persone che invece lavorano unite per portare avanti i provvedimenti e le riforme per migliorare la situazione del popolo italiano.
Quindi per questo io non mi preoccupo. Certo. Vediamo cosa accade. Senta, lei quando ha visto ieri quella foto di Maio con l'Abelloni, volevo chiederle che cosa aveva pensato. Ma Se aveva fatto lei una. lo chiede a me che, ecco, come tipo di persona sono più un tecnico che un politico. Quindi io posso vederla e ci resto indifferente. Mi sono girata dall'altra parte e ho continuato a studiare quello che stavo facendo, visto che mi sto occupando di climate change, di fluorurati e di Lei qualità commissione dell'aria. ambiente. Commissioni ambiente, cioè. Come dire, guardo queste cose, però per me non sono importanti. Quello che è importante è il lavoro che io devo fare ogni giorno, perché se io sto qui è perché devo portare la voce del mio territorio e dei miei cittadini. E qui devo portare avanti un lavoro, non stare dietro non so, al Twitter o all'altra cosa Certo. che vedo, ecco. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa. Secondo lei Conte era tenuto a dire che era stata perquisita la sua abitazione? Allora, Conte non è indagato, è successa questa cosa, oggi è apparsa su un paio di quotidiani. Era tenuto a dirla questa cosa e volevo sapere che cosa significa, come l'ha valutata lei. Guardi, questa cosa me la sta dicendo lei, ma io non la sapevo nemmeno. Ah, E che se non la so cioè non l'ha vista oggi sui. significa che non è una notizia importante. Cioè, Ok. le notizie lei sa meglio di me, non so se le mettono sul giornale le prime persone, diciamo, che sono appunto nella notizia o vengono messe. Quello che io vorrei far capire è che i nostri cittadini, invece di dare tutte queste notizie che sembrano dei gossip, bisogna fare altro, bisogna mettersi a lavorare per migliorare il loro stile di vita. Ok. Certo. Senta, io le chiedo un'ultima cosa. Allora, se lei avesse davanti tutti i gruppi parlamentari che si stanno discutendo, allora, che cosa gli direbbe? In 30 secondi, per riappacificarli tutti quanti. Beh, gli direi che loro non avrebbero modo di esistere se non ci fosse appunto il popolo italiano da tutelare. E quindi questa è la cosa a cui riflettere. Bene, bellissimo appello. La Io la ringrazio ringrazio. la senatrice Labbate del Movimento 5 Stelle.